gente che vengo alta è bella. Sì? È bello. Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi cucinerò per voi una ricetta di Marco, il ragù toscano in bianco. Io non l'avevo mai preparata perché ho sempre fatto il ragù classico con il pomodoro da terrona, ma questa è una validissima alternativa e non credevo sarebbe venuto così cremoso e gustoso. Quindi seguite la ricetta e speriamo di rendere giustizia a quello che fa sempre Marco, che è veramente buono. Ciao! Quindi possiamo cominciare con la preparazione della ricetta di oggi, il ragù toscano. Si comincia con il brodo di sedano, carote e cipolle che io lascerò con la buccia perché rilascerà più sapore. Quando avremo tagliato tutte le nostre verdure possiamo andare in cottura per circa un'ora e mezza. Adesso possiamo dedicarci al soffritto per il ragù. Di nuovo sedano, carote e cipolle, ma in questo caso mi aiuterò con un mixer. Vi ho già ricordato di iscrivervi sul canale, di supportarmi e di seguirmi anche su tutti gli altri social. Non l'ho fatto, lo faccio adesso. Andiamo in pentola con l'olio e il nostro soffritto, che faremo andare per circa un paio di minuti. Aggiungeremo anche un rametto di rosmarino e, se ce l'avete, una foglia di salvia. A questo punto siamo pronti per aggiungere le nostre salsicce sbriciolate, toscane assolutamente, che faremo sgranare per un altro paio di minuti. Trascorsi un paio di minuti andremo ad aggiungere il nostro macinato di manzo. Anche in questo caso facciamo andare per 3-4 minuti, così si può insaporire prima di sfumarlo con mezzo bicchiere di vino bianco. Importantissimo fare evaporare il vino, altrimenti rimarrà un cattivo odore, quindi aspettate un po' prima di chiudere con il coperchio. Il brodo, che abbiamo già preparato, servirà a bagnare durante la cottura, che durerà circa 2 ore, il nostro ragù, aiutandoci quando vedremo che i liquidi saranno riassorbiti. Vi consiglio di lasciare il coperchio socchiuso se non avete il coperchio con la valvolina. Questo è il rumore bellissimo del nostro ragù pronto. L'acqua è a bollore e buttiamo le tagliatelle di grano duro, che con questo condimento stanno benissimo. La pasta è pronta, la mantechiamo con il nostro ragù e ci aiutiamo con il brodo, che ci aiuta a creare ancora più cremosità. E proverò ad impiattarlo un po' meglio del solito. Ecco qua. Bello, cremoso e profumatissimo. Un altro po' di ragù sopra e un po' di parmigiano e facciamo assaggiare al toscano. Grazie, buon appetito, ciao! No ragazzi, troppo buono! Ragù toscano doc!